Questo programma vi è presentato da Radio Vacanze. Benvenuta e benvenuto. Questa è una nuova puntata di La vita è un viaggio, una trasmissione radiofonica dedicata a te e alla tua crescita professionale. Voglio ringraziare la regia e la redazione di Radio Vacanze, la prima e unica radio ufficiale del turismo italiano, riconosciuta dalla SIAE. Li voglio ringraziare per il supporto e il sostegno che ricevo ogni volta. Ciao, sono Giuseppe Bonanni e durante questo viaggio sarò la tua guida. Un viaggio che ci farà stare assieme sino alla fine di quest'anno e ormai siamo quasi arrivati. Sono un agente di viaggio con più di 20 anni di esperienza, specializzato però in coaching e in PNL, la programmazione neurolinguistica. Metto le mie competenze, le mie esperienze al servizio di colleghi e di operatori del settore turistico, in modo che insieme si riesca ad affrontare e superare le sfide e i problemi con più serenità e, perché no, con un pizzico di divertimento. Dall'altra parte anche a tutti quei viaggiatori desiderosi di intraprendere un nuovo tipo di viaggio, diverso dai soliti schemi e dalle solite proposte, un percorso fuori dall'ordinario per compiere un affascinante viaggio di trasformazione e di crescita personale, un viaggio dentro se stessi. Perché la meta non è la destinazione finale, ma la persona nuova che sarai diventata alla fine del percorso. C'è un vecchio detto cinese che racconta: la persona che torna da un viaggio non sarà mai uguale alla persona che è partita. Detto questo, facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo visto precedentemente. Abbiamo iniziato, dopo la pausa estiva, con questo nuovo viaggio nel mondo del business. E il viaggio come è cominciato? In realtà è cominciato proprio partendo dalla fine. Sì, perché devo capire dove voglio arrivare, qual è il mio obiettivo, qual è la mia meta. E per capire qual è la mia meta devo capire quale è stato il punto in cui io sono arrivato, quali sono state le esperienze che mi hanno portato qui. Quindi da una parte la fine è dovuta a tutto quello che è passato, dall'altra parte la fine è il risultato finale del mio nuovo viaggio. Abbiamo visto cosa sono i desideri, cosa sono i sogni, e che per arrivare lì, in quello che è il mio traguardo, ho bisogno di entrambi, sia dei sogni che dei desideri. Poi abbiamo dedicato del tempo per capire il perché vogliamo arrivare lì, qual è quella leva che ci spinge tutte le mattine a svegliarci e a fare quello che dobbiamo fare per raggiungere il nostro obiettivo. Sappiamo anche che incontreremo degli ostacoli, ma se il nostro perché è abbastanza forte, sappiamo che saremo in grado di non farci sconfiggere e li supereremo. Abbiamo preparato il nostro piano di azione definendo quelle che possono essere le tappe del nostro viaggio. Tappe con data di arrivo e data di partenza. Abbiamo anche imparato che immaginare e visualizzare ci serve per ottenere quella forza, quella determinazione per raggiungere quell'obiettivo. E che è molto bello riuscire a immaginare e visualizzare quando saremo lì, quanto sarà bello essere lì con le persone che ci vogliono bene. E infine, nell'ultima puntata abbiamo parlato del mercato. Quali sono le persone che competono nel mio stesso mercato e qual è quella caratteristica che mi distingue da quelle persone. E infine, l'ultimo punto è il nostro cliente target, il nostro obiettivo. Come fare per definirlo, per studiarlo, per scoprirlo. Oggi invece, nella prossima parte della trasmissione, parleremo di marketing. Ma per farlo con tranquillità e serenità, adesso lascio la linea alla regia che ci farà ascoltare un buon brano musicale. Brano musicale che ci porterà a trovare la giusta concentrazione. Grazie a tutti e ci sentiamo tra pochissimo. Siamo
qui, pieni di guai, a nascondere quello che sei dentro quello che hai. Ma com'è? Ma cos'è? Ma dov'è? Siamo qui, soli e delusi, a confondere quello che sei dentro quello che usi. Ma com'è? Ma cos'è? Puoi rispondermi? Puoi rispondermi? O vuoi nasconderti? O vuoi proteggerti? E quando non lo sai, neanche perché lo fai, ti basta piangere oppure ridere. Ti vuoi proteggere? Siamo qui. Difendere quello che poi non dipende da noi, ma lo sai, ma lo sai, puoi rispondermi, puoi rispondermi, o ti preoccupi. Puoi nasconderti, e quando non lo sai, neanche perché lo fai, ti basta ridere, oppure piangere, e quando non si può, quando ti dico no, vuoi nascondere, ti vuoi proteggere. Non rispondermi, rispondermi, puoi proteggerti, puoi nasconderti. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Bentornata, bentornato.
siamo nella seconda parte di La vita è un viaggio. La trasmissione dedicata alla tua crescita professionale in onda su Radio Vacanze, la prima e unica radio ufficiale del turismo italiano. Io sono Giuseppe Bonanni e oggi ti conduco in un viaggio alla scoperta del marketing. Allora, il marketing, guarda caso, nasce negli Stati Uniti quasi 150 anni fa. Vi sarà capitato di vedere in un filmetto western quel carretto che arrivava in città che vendeva di tutto, dalla lozione per capelli alle collanine per degli indiani. Ecco, alla stoffa di Parigi, magari. Ecco, quello è uno dei primi casi in cui si fa risalire il marketing. La data ufficiale è fissata al 1910 negli Stati Uniti. Considerate che 5 anni dopo nasce la prima associazione nazionale, un'associazione nazionale di insegnanti di marketing. Da lì in poi, in realtà, il marketing ha un seguito sempre più grande, studiosi sempre più formati. Che cosa è il marketing? Come lo possiamo definire? Una delle definizioni riconosciute recita così: è l'insieme di strumenti e mezzi, in qualche modo possiamo dire tutte quelle attività di impresa, che permettono a te, al tuo servizio, al tuo prodotto, di essere scelto in alternativa ad un tuo competitor. Sono naturalmente rivolte al tuo cliente finale e ti permettono appunto di essere scelto o addirittura di non essere scelto. Quindi abbiamo definito il cosa. Perché si fa marketing? Beh, facciamo marketing perché senza il marketing, senza l'advertising o senza la pubblicità, in realtà non esistiremmo. È come se nessuno sapesse cosa facciamo e chi siamo e qual è il nostro lavoro. Per quanto si possa essere bravi nel proprio settore, ma se nessuno sa come venirmi a trovare, come raggiungermi o come acquistare il mio prodotto, il mio servizio, ripeto, nessuno mi conoscerà e sarò sempre da solo. Nel nostro caso, per esempio, possiamo immaginare di essere un agente di viaggio bravissimo o un tour operator che fa dei viaggi fantastici, ma se poi alla fine nessuno sa quello che faccio, in agenzia, in ufficio, io sarò da solo e non avrò mai l'occasione di vendere. Questo è il marketing. Quindi senza marketing non esiste. E come si fa il marketing? Beh, gli strumenti e i mezzi per fare marketing sono tanti e sono comunque sempre in costante aggiornamento e modificazione. Perché? Perché se cambia il mondo intorno a me, inevitabilmente cambierà il mio modo di fare marketing. Abbiamo detto che nasce il marketing intorno al 1910. Bene, in quel tempo l'unico modo per fare marketing probabilmente era il giornale e quindi la carta stampata. Dobbiamo in qualche modo quindi studiare il nostro mercato, studiare cosa ci succede intorno, per poi andare a definire qual è la formula migliore per fare marketing. Non solo, ma dobbiamo anche stabilire a quale tipologia di cliente mi voglio rivolgere. Vediamo poi nella parte successiva, nella parte finale, quali che sono i fondamenti del marketing e alcune tipologie di marketing. Quindi ti lascio per un minuto, do la parola o la musica alla regia per un nuovo brano musicale e noi ci sentiamo subito dopo. We'll be right back.
veramente, ma voleva a tutti i costi raggiungere quel posto che per me era immenso. Fosse stato per la gente, fosse stato per parenti, oggi io sarei soltanto un vegetale senza missione. E l'indifferenza, sai, mi trasformo in un re, facendo grandi passi ma in silenzio dentro l'inferno. La speranza mi cercava, la speranza mi chiamava, aiutandomi a capire tante cose, ma senza luce. Ma una notte dentro un sogno, Dio mi sorrise e mi disse sottovoce: il tuo dono è un mio regalo. La sua mano mi portò verso una strada e svegliandomi di colpo mi trovai nel posto migliore, il posto migliore, dove non c'è niente che fa del male, c'è solo amore. Il posto migliore, il posto migliore, dove non vedi, non senti l'inutilità, non la vivi. Tutti fatti con lo stampo, le persone in questo mondo, questa società è il riassunto di qualcosa vista e già vista. Tutti con lo stesso sguardo, falsa umanità, tutti dietro i soldi e senza mai pensare che poi si muore. Ma una notte dentro un sogno, Dio mi sorrise e mi disse sottovoce: il tuo dono è un mio regalo. La sua mano mi portò verso una strada e svegliandomi di colpo mi trovai nel posto migliore, il posto migliore, dove non c'è niente che fa del male, c'è solo. Non vedi, non senti l'inutilità, non la vedi.
Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte. Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile dolce vita. Il lusso con noi è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636, www.viaggioevedo.com. Minuccio saponato a Paiso. Grazie. Tu devi andare da un amico mio, una persona fidata che frega tutto, te ne dà. Sarà a Roma, sta Gianluigi Leoni, l'agenzia Viaggio e Vedo. Viaggio e Vedo è Radio Vacanze. E bravo, quella lì è. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Perfetto, bentornata, bentornato. Siamo nella terza parte del nostro viaggio nel mondo del marketing. Definiamo quelli che sono i fondamenti del marketing. Allora, il primo fondamento è che devi scegliere tu il tuo posizionamento, devi scegliere tu come e dove farti trovare e soprattutto devi scegliere da quale tipo di cliente farti trovare. Facciamo l'esempio classico, immagina di avere un'agenzia su strada, devi dare il tuo indirizzo per far sì che le persone ti possano trovare. Ecco, dare il tuo indirizzo vuol dire fissare il tuo negozio con delle coordinate che sono universalmente riconosciute da tutti. È esattamente quello che devi fare. Quindi devi darti un posizionamento nel mercato che sia inevitabilmente riconoscibile. Facciamo un esempio di posizionamento. Qual è quella spalmabile cioccolato e nocciola che ti viene in mente? Oppure, se io dico Barilla e quindi ti dico dove c'è Barilla, come continua la frase? Ecco, queste due brand hanno in realtà un posizionamento molto forte, per cui in automatico ci viene in mente il nome della spalmabile o in automatico ci viene in mente come finisce il jingle della Barilla. Quindi devo fare in modo di scegliermi il mio posizionamento. Ripeto, devo essere quella famosa mucca viola nel libro di Seth Godin per distinguermi da tutte le altre. Il secondo principio del marketing, il secondo fondamento del marketing, è che il marketing non è una scienza esatta. Se la matematica, in qualunque parte del mondo, il 2 più 2 mi darà sempre 4, così non è nel marketing. Perché quella regola che funziona per me, che ho un certo tipo di prodotto, un certo tipo di servizio, un certo tipo di clientela, magari non funziona per te che hai una variante di queste tre diverse. Magari hai un prodotto diverso e quindi quelle strategie non funzionano più. E come devo fare quindi per capire dove sto andando? Beh, quello che bisogna fare è in realtà fare delle prove. Quindi avere più strategie, misurare il risultato finale e scegliere quella che è la strategia migliore. Facciamo un piccolo excursus nel tempo di quelle che sono state appunto le varie formule di marketing. La più antica in assoluto, probabilmente, e anche la più conosciuta, è il passaparola. Quindi vai da quello che si mangia bene piuttosto che vai da quello che è bravo. Questo tipo di marketing, che è basato sul rapporto umano, sulla fiducia che io ho in te o che tu hai in me e che quindi ti indirizzo verso quel negozio piuttosto che verso quel prodotto, è una forma di marketing che si chiama il marketing delle relazioni.
Poi abbiamo il marketing tradizionale, quello su carta stampata, l'abbiamo nominato prima, quindi quello dei giornali piuttosto che quello della radio o della televisione. E poi abbiamo tanti altri tipi di marketing, quello che definiamo il marketing non convenzionale, il marketing dei contenuti o content marketing. Abbiamo l'infomarketing, il marketing di informazione, che comunque è una tipologia del content. Abbiamo poi l'email marketing, il social media marketing, il web marketing. Quindi le formule di marketing, come abbiamo visto, cambiano nel tempo perché cambia il mondo intorno a noi. Dalla carta stampata al web, dalla radio alla televisione, dalla televisione a YouTube e ai video. So che ci sarebbe tanto altro da raccontare del marketing e vediamo se magari nella prossima puntata, invece di parlare di vendite, continuiamo a parlare di marketing. Se hai bisogno di approfondire questo argomento, ricordati di scrivere una mail o alla redazione o alla mia mail personale, giuseppe.bonanni@gmail.com. Ti saluto, aspetto una tua mail, lascio la parola alla regia e ringrazio nuovamente Radio Vacanze. Noi ci sentiamo nella prossima puntata. Gli argomenti potrebbero essere o di nuovo marketing o vendita. Ciao, alla prossima! Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio. Ci credevamo immortali, senza obblighi, senza orari, e volevamo soltanto osare, e volevamo soltanto andare. Guardavamo avanti e non nello specchietto, senza accomodarci mai in sala d'aspetto, sperando arrivasse qualcosa di nuovo. Solo qualcosa di nuovo nella notte, come un tuono, senza avere paura mai di sbagliare. Lo sai che poi la vita è troppo breve per fermarsi e non rimettersi in gioco. Stammi accanto, manca poco, la corrente ci porterà di preciso dove non si sa, ma qualcosa di nuovo si troverà. Te lo ricordi quel giorno? È passata più di una vita, il giorno in cui è cambiato tutto e sembrava finita. Ci siamo svegliati strani e sembravamo rallentati, e ci siamo tenuti le mani e poi ci siamo abbracciati. Nei nostri occhi abbiamo visto il futuro, quel poco abbastanza per prendere il volo, per credere ancora a qualcosa di nuovo. Solo qualcosa di nuovo nella notte, come un tuono, senza avere paura mai di sbagliare. Lo sai che poi la vita è troppo breve per fermarsi e non rimettersi in gioco. Stammi accanto, manca poco, la corrente ci porterà di preciso dove non si sa, ma qualcosa di nuovo si troverà. Se fosse possibile cancellare le nostre vite e ricominciare, io farei tutto esattamente uguale, ti troverei ancora. Anche senza parlare sapremmo già dove bisogna andare. La corrente ci porterà e qualcosa di nuovo si troverà.